Purtroppo rimane invece critica la situazione nazionale per quanto attiene alla produzione del latte. L'aumento della produzione commercializzata di latte vaccino in Italia, iniziato nel novembre 2009 e proseguito sia pure con diversa intensità fino a giugno 2012, dal mese successivo ha cominciato a evidenziare un significativo calo. A ciò si aggiunge la diminuzione del numero di allevamenti, che nello scorso decennio ha fatto registrare la chiusura di quasi 25.000 stalle, vale a dire 2 su 5 di quella ad attività iniziale. Alla cessazione del meccanismo delle quote latte ha fatto seguito un aumento della produzione e una riduzione dei prezzi in ambito europeo, che danneggia gravemente gli allevatori italiani e rischia di causare un peggioramento qualitativo dei prodotti del settore. La produzione lattiero-casearia italiana è una produzione di eccellenza che subisce l'attacco di imitazioni e contraffazioni in tutto il mondo, in quanto tale va sostenuta e tutelata. Quale iniziativa intende assumere per sostenere la produzione nazionale Grazie. Del latte dell'intero settore lattiero-casearia? La ringrazio. Ministro Martina, prego. Prego i colleghi Grazie. Di attenersi ai tempi che la Presidenza dà, perché altrimenti sfalziamo. Prego. Grazie Presidente, ho già avuto modo di ricordare nella risposta al quesito dell'onorevole Guidesi alcune delle iniziative che stiamo assumendo, che abbiamo assunto in particolare dal 2014 ad oggi. Voglio qui aggiungere alcuni elementi, in particolare l'attivazione del fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario, che proprio in queste ore si renderà operativo, al quale abbiamo destinato 53 milioni di euro. È un fondo importantissimo per aiutare l'accompagnamento delle revisioni debitorie delle imprese del settore, un fondo molto richiesto che mettiamo a punto ed è anche un modello che altri paesi stanno cercando di utilizzare sulla falsariga dell'operazione che abbiamo impostato noi su questo fronte specifico. Aggiungo anche alcuni elementi di informazione legati al prossimo Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura che si terrà proprio lunedì a Bruxelles su questo tema specifico. Noi andiamo con 4 proposte chiare all'Europa. La prima, il rafforzamento delle norme europee su etichettatura del latte e prodotti lattiero-caseari, un punto cruciale per il sistema nazionale italiano e non solo. La seconda, il raddoppio degli aiuti in de minimis ai produttori per almeno 3 anni, in particolare proprio per i settori in crisi, e qui il lattiero caseario prima di tutto. La terza proposta, una maggiore tutela degli allevatori con regole chiare sui contratti e sui meccanismi di indicizzazione dei prezzi a livello europeo, che tengano conto dei costi di produzione per area geografica. C'è un lungo studio che abbiamo realizzato e che proponiamo anche a Bruxelles per provare a fare un salto di qualità coordinato in chiave europea anche sul versante dell'indicizzazione del prezzo e della considerazione fondamentale dei costi di produzione per determinare i prezzi alla stalla. Quarta misura fondamentale che proponiamo, una misura rafforzata e straordinaria sul versante della promozione per contrastare il calo dei consumi che abbiamo in tutta Europa e poi per attivare delle nuove linee di intervento a supporto dell'export lattiero-caseario europeo. Qui c'è una grande questione legata ai nuovi mercati da presidiare, in particolare in ambito extra-UE. Sottolineo il punto dell'etichettatura e ho finito, perché su questo fronte fino a qualche settimana fa obiettivamente l'Italia era sola nell'iniziativa. Oggi abbiamo convinto un grande paese lattiero, un grande paese agricolo come la Francia ad accompagnarci in questa sfida. Contiamo di condividere questo sforzo anche con altri paesi. Segnalo che se riuscissimo a fare un passo operativo e concreto su questo versante, noi avremmo segnato un punto di novità che non si vede praticamente dall'inizio della storia delle politiche agricole comunitarie europee, non solo. Grazie. La ringrazio. Onorevole Petrenga, 2 minuti. Prego. Presidente.
Apprendo con piacere la notizia che il Ministro ci dà che già è stato istituito un fondo per fronteggiare le emergenze di questo settore e mi auguro che anche le proposte che saranno portate a Bruxelles di cui parlava vengano accettate, soprattutto in modo particolare quella dell'etichettatura che mette in evidenza la provenienza e il prodotto di eccellenza che noi in Italia produciamo. Ma mi auguro che i tempi non siano lunghi e nell'attesa, qualora dovesse essere lunghi, mettere in atto delle azioni positive.